bastardo. Un saluto guardiani, bentornati qui su Destiny, tardissimo, cazzo, corri, oggi nuovamente ragazzi facciamo la nostra analisi, ovviamente in ritardo perché lo carico quando posso, portate pazienza. Se vi va di sapere anche le mie opinioni sui pezzi che vende Xurrino, il nostro mercante di esotici, il nostro amico Xurrino, che quest'oggi si trova in torre nella zona del baretto perché giustamente va ad affogare un po' le sue i suoi problemi nell'alcol. Era qua proprio sotto lo scudo dei Cabal. Ciao Xur, come stai? Perché non ti siedi invece di stare in piedi? Ogni volta ti metti qua a fianco al fusto di birra. Che cazzo stai a fare qua? Siediti, no? C'è il divano? Stai in piedi. Vabbè, stai in piedi. Dai, parte gli scherzi, vediamo. Allora, c'è una roba veloce. Pugni dell'immolazione, titano. Non vediamoli perché sono quello stregone. Perk intrinseco, ottieni la pira esplosiva dello spezzasole. I nemici abbattuti dal tuo martello esplodono, incendiando i nemici circostanti. Bene, quindi con questi guanti esotici indossati potrete ottenere pira esplosiva della classe spezzasole. Quindi ovviamente questi guanti ha un senso usarli con la classe spezzasole del titano. E il perk pira esplosiva lo otterrete anche se poi nella classe lo utilizzerete per un'altra abilità. Quindi pira esplosiva ce l'avrete come caratteristica intrinseca del personaggio e potrete usare quel punto su un altro perk, quindi insomma così, basta. Andiamo avanti, allora aumenta intelletto, aumenta forza, mi sono un po' perso nella descrizione, aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo, ecco, le granate forniscono energia bonus al corpo a corpo, oppure aumenta la velocità di ricarica dei cannoni portatili o ricarica le armi da supporto più velocemente. Armi da supporto, mamma mia, cazzo, boh, io è una vita che non uso le armi da supporto, chi è che usa le armi da supporto adesso? Vabbè. Pezzo, bah, vabbè, sì, è simpatico per gli spezzasoli, ma diciamo che ci sono molti pezzi migliori per il titano, quindi se avete poche strane monete lasciate qua. Non toccarmi un guanto lungo, guanti lunghi esotici per cacciatore, mamma mia, quanti crota mi sono fatto con questi guanti. Sì, perché il suo perk intrinseco è riflesso difensivo, cioè essere danneggiati con un attacco corpo a corpo rende visibili per breve tempo. Indipendentemente dalla sottoclasse che utilizzerete, potrete avere l'invisibilità nel momento in cui verrete danneggiati da un attacco corpo a corpo. Utilissimi per esempio in Crota, perché grazie all'invisibilità propria di Lama d'Arco e con questo pezzo qui praticamente si riusciva a essere costantemente invisibili, soprattutto nella parte iniziale dell'abisso. Vabbè, comunque insomma hanno avuto la loro storia. Aumenta disciplina, aumenta forza, diminuisce il tempo di recupero degli attacchi corpo a corpo e i colpi corpo a corpo forniscono energia delle granate bonus, oppure caricatore fucile impulsi, aumenta la velocità di carica dei fucili impulsi o aumenta la velocità di carica dei fucili a pompa. Allora, anche per questi qua sì, ha fatto la storia, però ora come ora sicuramente è un buon pezzo, ma potrebbero esserci delle scelte migliori, anzi probabilmente ci sono delle scelte migliori ora come ora. Quindi se avete poche strane monete lasciateli qua. Andiamo avanti, artigli di Amkara, guardateli, dopo il teschio di Amkara, guarda che belli gli artigli di Amkara. Allora, guanti lunghi per tutti i personaggi questa settimana, caro Xur. Vabbè, guanti lunghi esotici per lo stregone. Che cos'hanno questi guanti lunghi esotici? Ottieni una carica aggiuntiva per tutte le abilità corpo a corpo degli stregoni, quindi il vostro abilità speciale del corpo a corpo ne avete una sola, bene, con questi guanti ne avrete due semplicemente. Andiamo avanti, aumenta disciplina, aumenta forza, aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo, le granate forniscono energia bonus al corpo a corpo,
aumenta la velocità di ricarica dei cannoni portatili e aumenta la velocità di ricarica delle mitragliatrici. Xur, come vedete, anche questa settimana, mannaggia lui, non ci porta un'arma, ma ci porta bensì un engramma esotico. Quindi abbiamo un engramma esotico che al costo di 19 strane monete ci dropperà un'armatura corpo esotica dell'anno 2. Molto chiaro, no? E il nostro solito engramma storico, che questa settimana per 31 strane monete ci darà un'arma speciale, quindi un'arma secondaria. Cecchino, pompa, fusione, arma di supporto. Ok, engramma storico dell'anno 1. Lo ripeto ogni volta proprio con arroganza, perché magari qualcuno non l'ha ancora capito, si è avvicinato da poco a Destiny. Engramma storico significa che dropperete un'arma speciale dell'anno 1. Non è detto che troverete un'arma che è potenziabile all'anno 2. Però può succedere anche quello, quindi diciamo che è un acquisto un po' fine a se stesso, valutatelo per bene. Solite bobine smeraldo, bobine propulsore vuoto che non so ancora perché continuano a rimanere qua. Vabbè, sintesi pesanti sempre pieni, carichissimi perché servono sempre ragazzi. Tre di ori che funzionano, io mi dimentico sempre di comprare, questa settimana devo fare mente locale e ricordarmi di prenderli. E aghi di vetro che è quel materiale utile a poter usare questo perk, manipola sorte. Manipola sorte è presente in tutte le armature, solo esotiche. Manipola sorte, grazie agli aghi di vetro, lume e materiali per armatura, potremo andare a cambiare i perk secondari del pezzo, non questo qui che è l'intrinseco. Ma questi qui sì che sono i secondari. Quindi se vi va di tentare la fortuna con perk casuali, tentate la fortuna. E infine la nostra solita particella di luce al costo di due strane monete. Xurrino questa settimana ha rotto anche questa settimana un po' le palle perché non ci ha portato un'arma, ma soprattutto perché non ci ha portato nessun pezzo straordinario. Un po' di settimane che ci prende un po' per il culo, che ci percula Xur, quindi fai bene, meglio che rimani in piedi così. Chissà che ti vengano un po' di vesciche sui piedi, stai in piedi anche se sei al baretto, vatti ascoltare un po' di musica, balla, fai quel cavolo che vuoi. Allora ragazzi, anche questo fine settimana con Xur è tutto, io arrivo sempre un po' in ritardo e quest'oggi sono arrivato ancora più in ritardo, ma purtroppo ragazzi gli impegni sono quelli che sono, io il video ve lo riporto sempre, se vi va di sentire anche la mia opinione sugli acquisti di Xur, insomma portate pazienza, prima ascoltate gli altri che sono molto più bravi e poi venite a ascoltare me, ok? Bene, dai, allora siamo arrivati nella nostra posizione di ingresso e dei saluti. Detto questo, io direi che come al solito vi auguro buona fortuna ai drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani!